Candy, dici come possiamo renderci utili per aiutare la polizia a trovare Glitter? Ormai è scomparsa da più di 2 ore. Ragazzi, dobbiamo stare tranquilli, l'ha detto il mio papuccio. Stanno venendo loro, stanno indagando loro. Il mio papuccio è bravissimo, sono sicura che la ritroverà. Ne sei davvero convinta, Candy? Certo che ne sono convinta, Mike, mio padre è un poliziotto. Lo so, è che siamo noi a conoscere Sabrina, o meglio, la conoscevamo perché a sto punto noi non sappiamo chi è sta ragazza. No, infatti, Candy, ma ci devi comunque qualche spiegazione. Cioè, questa ragazza sta con noi da anni, da quanto? Chi è? Ma soprattutto, dov'è la vera Sabrina? Già, Candy, tu hai risposta a queste domande. Sì. In realtà sì, ragazzi. Io e Betty, prima di chiamare mio padre, abbiamo interrogato Paris, che era la sua migliore amica all'epoca. Già, sì, me lo ricordo. E lei ci ha raccontato tutto. Che cosa? Ma ti sei bevuta il tuo bel cervellino, biondina? Mi stai dicendo che Sabrina non è Sabrina? E allora chi dovrebbe essere? Io non lo so e onestamente non voglio saperlo. Ho già avvisato la vera Sabrina una settimana fa. La vera Sabrina? Candy, non dirmi che credi a questa storia. Su via, che cos'è? Uno scherzo? Un qualcosa che si sta inventando Sabrina per fare più followers su TikTok? Vorrei che fosse così, ma no, ragazze, ve lo assicuro. Quella non è la vera Sabrina. Tesoro mio, io voglio crederti, ok? Ma per favore. Voglio crederti, Paris, però devi anche aiutarmi a crederti. Insomma, sai, è una cosa un po' assurda. Rivediamo un po' i fatti. Dunque, Sabrina era nostra amica, nostra conoscente, andava in classe con Mike, Smeralda e tutto il resto. Voleva studiare teatro e diventare un'attrice. Esatto. E questo lo sappiamo, anche la Sabrina che conosciamo, cioè la Sabrina di oggi è così. Sì, a quanto ne sappiamo, Sabrina è partita per l'America, corretto? Sì, esatto. Ok, e poi è tornata a Rainbow City. Ecco, la ragazza che è tornata non è Sabrina. Sabrina non se n'è mai andata dall'America, vive a New York. Ok. E tu come l'hai scoperto, Paris? Bah, io non ti credo, queste sono le frottole di una ragazza che è stata ferita o rifiutata. Che c'è? Eri innamorata di lei, ma a lei non interessi? Sì, la vera Sabrina, cioè sì, ecco, la nostra amicizia era finita perché per me era una sofferenza continuare ad essere amiche, quindi io e lei non ci siamo più sentite. Ma quando è arrivata in città, qualcosa non mi tornava. Oh, ecco, quindi tu con la vera Sabrina non ti sentivi più. No. Continua, dai, allora. Come hai scoperto quindi che questa è una falsa Sabrina? Ecco, un giorno al parco non mi aveva affatto sorpresa il fatto che non mi avesse per nulla contattata, ma continuavo a seguire le sue notizie. Su cioccolatte e verità. Sapevo benissimo quanto fosse innamorata di Mike e il tutto tornava alla perfezione. Finché non ci siamo incontrate. Sabrina? Ciao! Buona giornata, piccole fan! Che? Ma lei è la Sabrina di cui mi parlavi, la tua ex migliore amica? Sì. Oh, Paris, mi dispiace davvero tanto, è stata proprio cattiva a trattarti addirittura come una sua fan. Dai, andiamo da Giulia. Sì, arrivo subito. Paris! Davvero, solo una cosa. Ok. Sabrina? Oh, scusami, cara, ma non faccio foto con i fan mentre sono al parco, sai? È una questione di rispetto per la mia privacy ma non mi riconosci? Dovrei conoscerti? Aspetta, ok, dimmi il tuo nome. Ma sono Paris. Paris. Paris,
Paris, Paris... Sabrina, sul serio, lo stai facendo apposta? Apposta? Certo, non siamo più migliori amiche, ma un trattamento del genere mi sembra troppo. Oh, beh, è il minimo che ti meriti. Paris, guarda Paris, non abbiamo più nulla da dirci, ok? La nostra amicizia è finita e io ora vado, ok? Quindi sappiamo benissimo che Sabrina è una tipa vendicativa. Questo non c'entra nulla con la tua accusa. Beh, ovviamente ci sarà dell'altro, vero Paris? Dici, che cosa è successo dopo questo incontro al parco? Perché hai pensato che quella non fosse Sabrina? Ragazze, lo sentivo. Ve l'ho detto, io le volevo molto, molto bene. E quindi, ecco, ho insistito perché qualcosa nella sua persona non mi convinceva. Quella... Sì, ok, era Sabrina, ma non era la mia Sabrina. La Cosmo ha finalmente conquistato Glitter e Sabrina, come procede la conquista di Mike? Oh, bene, ci vuole tempo, sai come è fatto quel ragazzo? È difficile togliergli Glitter dalla mente. Sabrina? Eh? Paris? Paris, tu la conosci, Nobu? Certo che la conosco, Sabrina, io conosco tutti in questa città. Hai scritto di lei qualche volta? Qualche volta? Era tua amica quando ho scritto di te. Magari qualche volta c'era anche lei, ma nulla di speciale. Potrei parlarti, per favore? Paris, stai diventando una vera scocciatora. Non lo vedi che sono molto occupata con i miei amici? O sei gelosa? No, devo solo chiederti una cosa, davvero, 5 minuti. Vai, Sabrina, solo 5 minuti. Ok, sì, arrivo subito, aspettami fuori. Va bene. Sai, non mi ha mai detto perché voi due avete litigato. No? Sì, io sospettavo fosse perché provava qualcosa per te che tu non ricambiavi. Sul serio? Sì, ma... A giudicare dalla tua reazione, evidentemente non era così, era solo una mia supposizione. Sì, infatti. Bene, allora mandiamo avanti questa supposizione. Allora, Paris, dimmi tutto. Ti vedo strana. Sai, so che il nostro rapporto si è interrotto in modo brusco e... Certo, Paris, perché io non posso ricambiare i tuoi sentimenti, ecco perché abbiamo interrotto il nostro rapporto. Fa che sia così. Io, sì, mi dispiace, ma... Ecco, non mi hai mai trattato in modo così cattivo. Eri comprensiva con me, tesoro. Tante cose sono cambiate, lo sai, sono stata in America, a New York e lì sono cambiata molto perché le esperienze della vita ti cambiano e sono cresciuta, ora sono un adolescente e sono così. Quindi ecco, meglio per te che abbiamo litigato, no? Ok, bye bye. Potresti almeno... Cosa? Salutarmi, tippete? Il mio criceto? Sì, certo, te lo saluterò, certo. Oh. Beh, che cosa dovremmo capire da questa storia? Perché dovete sapere che quando Sabrina è partita per l'America, ha lasciato il suo criceto a me. Ce l'ho io. Ah! Ok, d'accordo, allora qui possiamo iniziare a ragionare. Ma magari, non lo so, magari se n'era dimenticata. Dimenticata del suo criceto? No, assolutamente. Da quel giorno ho iniziato a cercarla. Solo che Sabrina negli Stati Uniti aveva cambiato nickname. Ma ora l'ho trovata. Ha un nome d'arte. Ecco perché non mi appariva sui social. Eh? Fa vedere? Accidenti, ma questa è Sabrina! Sì, esatto. Dobbiamo assolutamente contattarla. L'ho già fatto. Lei sta arrivando. La vera Sabrina sta arrivando qui?
Sì. Ok, allora questo è molto preoccupante. Ora sì che dobbiamo chiamare la polizia. Non posso crederci. La vera Sabrina sta arrivando in città? Sì, sì. Mio padre e Perry si sono andati a prenderla all'aeroporto. Ragazzi, qui stiamo parlando di una vera psicopatica. Sì, e a quanto pare la vera Sabrina la conosce. La conosce? Era una sua compagna di corso a New York, ma è stata cacciata dalla scuola. Perché è stata cacciata? Per dei problemi con gli altri ragazzi. Lei, ecco, interpretava un po' troppo seriamente le parti da recitare e una ragazza si è fatta male. Si è fatta male in che senso? Ragazzi, davvero, non voglio peggiorare la situazione. Amore mio, è tutta colpa mia. Cosa? Ma dai, Marina, l'ultima persona ad avere colpa in tutta questa faccenda sei proprio tu. Perché sei qui a piangere? Perché sono stata io a dire a Sabrina dove trovare glitter, capisci? Oh, Marina, guardami. Non è colpa tua, non potevi saperlo, non c'era arrivato nessuno, non ci sono arrivato io, né Betty, né Mike, nessuno. Tu ti sei comportata come ti saresti comportata sempre. Non lo so. E se la glitter succedesse... Oh, Nobu! Vieni qui. Betty, che cosa stai facendo? Sto provando a rintracciare Sabrina. Betty, la polizia la sta rintracciando. No! No, Daisy, la polizia non riuscirà mai a rintracciarla. È stata troppo furba fino ad ora. E tu pensi di essere più furba di lei? Devo, sì. Perché mi ha presa in giro tutto questo tempo. E soprattutto lo devo a Glitter. Ho difeso una psicopatica e sono andata contro l'unica persona che forse voleva davvero essermi amica nonostante le mie prese in giro. Lo Sabrina ha preso in giro tutti, ci sentiamo tutti degli idioti in questo momento. Io, Daisy, io non mi sento un idiota, io sono a pezzi. Quella persona era mia amica, era una delle mie poche amiche. Tu hai la Unicorn Squad, io avevo solo lei. E cosa scopro? Che è una psicopatica! Prima Jack, adesso Sabrina, insomma, io attiro solo casi umani! Non è vero, Betty, ci siamo anche io e Candy e anche le altre ragazze ti vogliono bene. Io la troverò e la manderò in galera, fosse l'ultima cosa che faccio. Sabrina, o come si chiama, si pentirà di quello che ha fatto. Sabrina, ti prego! Uffa, ma la smetti di urlare, c'è anche una pizza là dentro. Oh, piuttosto, preparati. Dobbiamo girare. Cosa? Ah, verrà tutto perfetto. Gireremo il film di Rainbow City e io sarò la protagonista. Da quando Sabrina me ne parlava, mi parlava di voi, sono sempre stata così affascinata. Sabrina te ne parlava, ma che stai dicendo? Sabrina, ma sei impazzita, per favore apri! Cosa? Mi hai dato della pazza? Guarda che ne trovo altre 10 di attrici che possono impersonare Glitter, ok? Ma che cosa? Forse è meglio che resti ancora un po' lì. Io nel frattempo farò delle prove. Sabrina, per favore! Oh, se non stai zitta, io non posso girare. Non starò zitta finché non apri questa porta. E va bene, aprirò la porta. Allora, la signorina dovrebbe essere atterrata. Sì, dovrebbe essere qui. Oh, eccola. Permesso. Paris, Sabrina. Sabrina, si può sapere che sta succedendo? Oh, Glitter, tu ancora non capisci quanto sei fortunata. Fortunata? Io non lo so, dovrei essere alla mia festa di compleanno adesso.
Certo, aspetterò, aspetterò. Purtroppo Paris ha ficcato troppo il naso. Quindi dobbiamo anticipare la fine delle riprese e il mio film sarà completo. Un film? Io... Glitter? No! Aiuto! No, è chiuso! Ma dai, credevi davvero di poter scappare prima della fine delle riprese? Ma quali riprese? Sta lontana da me, non capisco di cosa stai parlando e... Su, bevi, sei troppo agitata. No, io non la bevo quella roba. Glitter, bevi. Questa piastra può farti molto male. Ma che... Sabrina, ti prego, dimmi che è tutto uno scherzo. Su, fa la brava, reciterai molto meglio così. Io... Glitter! Ecco! Bene, ora vieni, ti spiego la tua parte. Tu lo sai, vero? Che i miei amici verranno a salvarmi? Candy scoprirà tutto, lo dirà a suo padre e verrà la polizia! Lo spero tanto, così sarà tutto super realistico. Allora... Dunque, ho girato questo film di Rainbow City durante tutto questo tempo. Tu hai ripreso tutte le nostre giornate? Sì, così lo presenterò ad Hollywood. E senti, non è questa la parte migliore? La parte migliore sarà... E qui entri in ballo tu, Glitter. Il tuo personaggio morirà tragicamente. Sarà un capolavoro della cinematografia. Che deve fare il mio personaggio? Ma per finta? Oh no, Glitter, deve essere tutto reale. È questo che non capivano i miei professori. Un film è più bello se registri la realtà. Dimmi che sei d'accordo con me. No, non sono d'accordo con te. Voglio solo andare a festeggiare il mio compleanno. Glitter, ti sto assicurando un posto tra le stelle del cinema. Cerca di capire quanto sei fortunata. Il dramma che ho fatto tra te, Mike, Cosmo, delle registrazioni pazzesche. E ora morirai. I miei amici stanno arrivando. Aiuto! Aiuto! Aiutatemi! Non c'è nessuno qui, Glitter. Non lo vedi? È tutto finto. Questa è una città finta. È solo per me, per te, per la nostra ultima scena, per il nostro gran finale. Sabrina, che ti ha sempre messo i bastoni tra le ruote, adesso ti ucciderà. No, no, no! No, è davvero tutto finto! Ma deve esserci una via d'uscita! Ah, non c'è via d'uscita e l'unica entrata è quella che ho bloccato. No, io... Oh, no, inizio a non sentirmi bene. Finalmente, ora ti calmerai. Vado a prenderti il copione. Oh, Candy. Cosmo, dove stai andando? Io... Voglio controllare delle zone, ok? Delle zone dove andava Sabrina. Ma l'hai già detto al padre di Candy dove poterla trovare. Sì, ma non so se ce la faranno a controllarle tutte da soli. E poi me ne è venuta in mente un'altra. Una dove andava a provare dei copioni. Vengo con te. Mike, no, Cosmo, non è il momento di fare gli eroi, ok? Qui l'unico obiettivo è salvare Glitter. Quindi andiamo a controllare questo posto e troviamo qualcosa ci mandiamo la polizia, va bene? Nessuno dei due farà l'eroe. Sì, ok, allora andiamo, non perdiamo altro tempo. Perfetto ragazzi, l'unica cosa che possiamo fare è spargere la voce. Distribuiamo questi volantini con la foto di Sabrina, chiediamo ai passanti se l'hanno vista così da poter supportare mio padre, va bene? Tutto quello che vuoi, Candy, davvero? Sì. Siamo a tua completa disposizione. Andiamo, ragazzi. Oh, signorina Candy, se io posso fare qualcosa... Va in giro, spargi la voce e, insomma, chiedi i volantini a Claudio. E questo per adesso è il massimo che possiamo fare, davvero. Sì, vado subito. Candy,
sono veramente la peggior detective di tutto il mondo! Candy, tu sei la migliore, davvero, sono sicura che troverai Glitter. Come faccio? Non posso fare nulla! Ma dove sono andati Mike e Cosmo? No, dove vuoi che siano andati? A fare gli eroi! No, non possiamo assolutamente permetterlo! La mia migliore amica è in pericolo, questa sera non finiranno in pericolo altre persone! Andiamo!